Auto devastate dalla grandine mentre percorrono la 1, l'autostrada viene chiusa, l'ospedale rimane senza luce, il vento fortissimo, nubifragio, i chicchi di grandine grandi quasi un pugno hanno devastato la Valdarda, in particolare nella zona di Fiorenzuola questo pomeriggio. È mancata la luce in varie aree della città, anche all'ospedale di Fiorenzuola, dove però sono entrati in azione i generatori di corrente. La tromba d'aria si è sviluppata a Fidenza, non ha risparmiato neppure al Seno, sempre lungo l'asse della Via Emilia, rovinando le nei campi. Compromessi anche alcuni pali della linea elettrica, le strade allagate hanno creato problemi alla circolazione stradale. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, disagi lungo l'autostrada 1 nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, con auto danneggiate a causa della grandine. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 perché la grandine ha sfondato il parabrezza delle auto e alcune persone hanno rischiato di rimanere ferite. Sulla 1 Milano-Napoli si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, con code fino a 8 chilometri. Non sono mancati danni all'agricoltura, sono enormi per un disastro che si è compiuto nell'arco di mezz'ora, si legge nel comunicato di Confagricoltura Piacenza. Non è rimasto nulla, ha dichiarato Ercole Parizzi, presidente della sezione di prodotto coltura industriale dell'associazione. È accaduto nel periodo peggiore perché i raccolti erano praticamente pronti. Gravi danni ai campi di mais, di soia e di girasoli. La violentissima grandinata ha causato milioni di danni, aggiunge anche Coldiretti Emilia-Romagna. La grandine è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi.